Eccoci qua, rientrati a Domenica Insieme per l'ultima mezz'oretta insieme, anzi meno, perché qua dovete sapere che arrivano strumenti nuovi e quindi il nostro Lorenzo Rocchi, oltre che regista ma anche fonico, perfetto, eccezionale, sta sistemando tutto quanto, quindi quello che vedrete, se dovete aspettare un pochino di più, perché è tutto in diretta, come non sempre. Non è una sedia come l'altra volta, no? Non è una sedia, okay. No. Oggi, non vedi qua a fianco? È qualcosa, vedo solo fili. Solo prima fili. Mi sono interessata durante la pubblicità su cosa fosse, dopo lo chiediamo anche alla nostra ospite, ma prima di farvela vedere ve la introduciamo in questo modo qua. Te ne sei accorto, sì, che passi tutto il giorno a disegnare quella barchetta ferma in mezzo al mare e non ti butti mai. Te ne sei accorto, no, che non c'è più le palle per rischiare di diventare quello che ti pare e non ci credi più. Ma hai capito che non serve a niente mostrarsi intelligente agli occhi della gente e che morire serve anche a rinascere. La verità è che ti fa paura l'idea di scomparire, l'idea che tutto quello a cui ti aggrappi prima o poi dovrà finire. La verità è che non vuoi cambiare, che non sai rinunciare a quelle 4-5 cose a cui non credi neanche più. E con questa voce angelica io la chiamo subito, lei è Naive, ciao. Ciao, il tuo vero nome poi è Noemi Mattei, però in arte sei Naive, sì. Che nome particolare. Grazie. Come nasce, esatto. Allora, in realtà non c'è una storia molto interessante dietro di questa, no, no, perché... Tutte no, le storie sono molto interessanti, devi sempre saperlo, no, l'abbiamo scoperto anche noi, se no noi faremo anche una puntata. La nostra. No, comunque semplicemente si rifà alla corrente artistica Naif, però è il femminile perché mi piaceva certo. Di più. E, perché comunque è un'arte più, diciamo, istintiva e che si rifà più alle emozioni piuttosto che a una preparazione scolastica. Cioè io comunque l'ho avuta più o meno una preparazione sia sul canto che sugli strumenti, no. Però cioè, la cosa che mi spinge di più è l'emozionare, l'istintività, o comunque la cosa che ricerco, diciamo. Beh, ma la tua comunicazione, secondo me, vabbè, ovviamente poi adesso ascolteremo anche qualcosa dei tuoi brani, però la mostri anche col tuo stile. Hai uno stile veramente particolare, super figo, si può dire. Studiato o hai qualcuno che ti crea il look? No, faccio tutto da sola, però ho fatto un'accademia di moda. Esatto, quindi diciamo che qualche aiutino sotto. Questa istintività ce l'hai sempre di base, c'è qualcosa di fondo. E tra l'altro devi sapere che lei ha partecipato al talent The Voice of Italy e sì. Hai avuto una standing ovation, no? Sì, la blind è andata molto bene. Tra l'altro... che oltre al consenso in Italia è stato inserito in varie playlist all'estero delle migliori blind audition, quindi è stata proprio una soddisfazione anche perché io spesso mi ritrovavo la notte a guardarle, cioè le blind mi sono sempre piaciute, quindi le guardavo e ritrovarmici è, cioè, è strano, certo. È proprio bello. Yes. Allora, vabbè, la storia sul suo conto comunque è lunga, la racconteremo. Manuela ospitò qui due persone come te, professionisti,
Uno si era seduto e dice, sai, quella sedia suona. Io ero curioso perché in quanto ballerino dei strumenti particolari, tu invece che cosa suoni? Esatto, cosa suoni? Cosa suoni? Questa è una loop station. Mm-hmm. Loop station. Stai attento e prendi appunti. Sì, dopo me lo Vedi scrivo, che ti metto pure i fogli qua. E praticamente io registro sia degli strumenti che dei cori con la voce. Mm-hmm. Sì. E spesso lo faccio live, a volte li registro a casa magari per praticità, perché comunque magari se mi ritrovo a fare una serata è difficile creare delle basi da zero. Mm-hmm. Però comunque li registro sempre io, magari delle percussioni, dei cori, e mi costruisco la base per cantarci sopra. Beh, io direi che dato che uno dei tuoi singoli appena usciti si chiama Absal, già un nome particolare, a questo punto che ne dici di suonarcelo? Così certo. Vediamo anche come funziona questa loop machine. Lei certo. È un jukebox reale. Vivente. Vai. Se sei pronta, noi siamo pronte yes. ad ascoltarti. Guarda il nostro Lorenzo Rocchi subito che arriva a sistemare le inquadrature insieme alla nostra Valentina Piccolo, come sempre. Guarda come sono professionali. E Lorenzo prima o poi deve ballare, me l'ha promesso. Pure Lorenzo. Dateci un ok. Ci siamo. Vai, canta Naive. Esiste un modo per alleggerire le mie debolezze. Esiste forse un posto dove parlare alle mie insicurezze. Gettami nell'acqua senza pensare al suono che farò. Spingimi in un sogno per parlare alle cose che non sarò. Senza dire niente troverò una pelle che rispecchi le mie idee. Gettami nell'acqua senza pensare al suono che farò. Spingimi in un sogno da regalare alle cose che non sarò. Che assomiglia a me in questo momento.
Grazie. Wow. Ma voi non avete sentito niente, però, vero? Sì, noi sì. Abbiamo sentito, sì. No, all'inizio pensava era solo a cappella. Esatto, lui all'inizio pensava che tu fossi a cappella. A un certo punto... E lei mi diceva, no, li senti? No, io ho detto, dato che ho capito come funziona la loop machine, ho detto lei lo sente e sarà collegato da... Sì. Vedi, Lorenzo, che dice di sì, ho ragione, guarda, posso far pure un musicista alla fonica. Dai, facciamo cambio, Lorenzo, io vengo lì, tu vieni qui. Non è d'accordo, molto non è d'accordo. Il genere. Il genere era molto anima. Grazie. Sembrava safari. A un certo punto c'era una lingua che io non ho colto. Perché praticamente io ho fatto un feat con un ragazzo che sì. Canta molto giamaicano, quindi in realtà era inglese, però con un accento un po' giamaicano. Ah, era inglese, e quindi ho fatto la sua parte. E sotto il ritmo era afro, che cos'era? Sì, mi piacciono molto le percussioni un po' tribù. Ma bellissimo! Grazie. Ma che cosa vuol dire Apsal? Niente. Ah, non vuoi dire solamente te? Ma perché? Ma non lo so, ma allora quindi te non vuoi dire niente? No, perché in realtà inizialmente la produzione, c'erano dei suoni come se fossero sott'acqua, diciamo. Sì. Solo che poi nel tempo è cambiata molto questa canzone perché l'ho scritta 3 anni fa più o meno, quindi è molto vecchia, però era per questa atmosfera un po' sottomarina, ma in realtà poi è cambiata, quindi però mi piaceva molto, quindi l'ho... Guarda, io sono andata adesso a vedere Avatar e tu me la ricordi, mi guardi Avatar, cioè in questo momento sono a Pandora. Sono a Pandora con... Io sono a Pandora. Tu sei il Pandoro, io sono a Pandora e tu sei un Navin. Magari. Sono Navino? Ah, vedi? Mi piacciono molto. Vedi, c'è cioè, tutto. Torna tutto. Tutto torna, quindi ho ragione io. Ma quindi siamo Avatar. Ma poi tra l'altro... Mi piace perché comunque lei lancia, ha fatto tutto innovativo, capito? Sì, è tutto il così genere, innovativo, modo, ma a noi look, ci piace. Tutto. Ma a questo punto, dato che tu parli con la tua musica, abbiamo tempo dalla regia un altro brano? Ce l'abbiamo? Ce lo puoi fare? Certo. Vai, ci piace, mi piace, vai! Sì, noi balliamo. Però... Balliamo! Noi osserviamo, sembriamo dei bambini che scoprono Oddio. Questi strumenti così. Farò una cover. Vai, una cover. Come si chiama? Come si intitola? Dog Days Are Over, di Florence and the Machine. Vai, pure complicato. Vai, ci piace, vai. Ci fidiamo. Allora. Vediamo se ci riesco. Vediamo se hai bisogno di qualcosa, Lorenzo Rocchi sfreccia e viene qua e... Vai. Vai, le mani pure, vai, ci piace. Lei se la suona, se la canta e se la fa. And I never wanted anything.
after there too. Struck from a great height by someone who should know better than they. Brava, bravissima, guarda anche dalla regia, applausi, applausi, applausi. Che ore sono? Lo guarda in diretta, sono le 16.59, noi dobbiamo assolutamente chiudere perché sennò guarda quanto si arrabbiano. Naivi, ti auguro tanta strada, tanto ma successo. Sicuramente la farai, la farai perché è una voce straordinaria, quello strumento è una figata, lo vuoi tutte le domeniche. Anch'io a casa. grazie mille per essere qua e in bocca al lupo ancora. Grazie. Noi ci vediamo domenica prossima. Domenica prossima con altri argomenti. Con altri argomenti, tanti altri argomenti. Ciao. Ciao.